Siamo alla palestra Top Ring Seregno, siamo con Nicole Gagliani, atleta di Muay Thai che combatterà all'interno dell'evento Gli Indomabili, domenica 26 ottobre, presso il Limelight contro un atleta dell'University of Fighting, un'atleta anche lei emergente. Allora Nicole, andiamo un attimino a parlare della tua carriera. Quando hai iniziato a praticare Muay Thai? O anzi, quando hai iniziato a praticare arti marziali? Sin da quando ero piccola, avevo 5 anni, ero un po' maschiaccio, praticavo un po' lotta, arti marziali, così. Poi 3 anni fa ho iniziato a venire qua e ad allenarmi facendo Muay Thai. Senti, ma una ragazza che inizia a praticare uno sport come la Muay Thai, che comunque può sembrare anche uno sport abbastanza complicato e duro per una ragazza, invece? E invece a me piace, cioè è la mia passione, mi alleno tutti i giorni e quindi. Tra l'altro qua ci sono tante altre ragazze che praticano Muay Thai e sicuramente aiuta molto a scaricare la tensione ma anche a acquisire sicurezza in se stessi. Quello poco ma sicuro. Senti, e quando è che hai iniziato l'avventura di salire sul ring per fare un match? E circa 1 anno e mezzo fa ho fatto il mio primo match e domenica appunto faccio il mio 15esimo. Bene, 15 match non sono pochi, sicuramente all'interno del circuito della FIMT i match non mancano e soprattutto quello che è importante è anche sempre avere degli abbinamenti, dei matchmaking in cui vai a trovare degli atleti su un livello simile al tuo. Senti, ma quante volte alla settimana ti alleni? Quasi tutti i giorni, cioè quando posso con lavoro e tempo libero. Bene, l'allenamento quanto dura? Boh, un paio d'ore. Senti, ancora una curiosità, domenica ci vedremo combattere proprio al Limelight e invitiamo tutte le persone che vogliono assistere a questa serata, dove ci sarà anche rap e musica, a venirti a vedere, perché i match femminili sono sempre particolarmente accesi e interessanti. Senti, parliamo un attimino, magari di qualche obiettivo che hai con lo sport per il futuro. Ah, sì, Magari adesso. ti piacerebbe entrare in nazionale. Boh, magari, cioè, col tempo chissà, però per adesso lo cerco come passione e come tempo libero. Bene, quando salta fuori qualche match partecipi. Certo, Allora, ti volentieri. lascio al tuo allenamento, in bocca al lupo e comunque ci Grazie. vediamo domenica al Limelight. Va bene.